rischio idrogeologico, un problema atavico del nostro territorio che crea non pochi problemi alle nostre comunità. Pensiamo alle frane con la tragedia del 5 maggio 98, ma pensiamo anche ai continui allagamenti e straripamenti del fiume Solofrana che creano enormi danni e tanta preoccupazione da parte dei cittadini. Su questo problema è previsto un confronto a più voci al comune di Castel San Giorgio sabato 13 novembre. Tra i promotori dell'iniziativa il portavoce del comitato locale, dottor Domenico Rescigno. Dottor Rescigno, l'importanza di questo confronto. Salve a tutti, buongiorno. Naturalmente è un convegno fondamentale per Castel San Giorgio perché il rischio idrogeologico negli ultimi anni, dal 98 in poi, con la tragedia di Siano, quindi Cestarno, è un tema con 138 morti. Assolutamente. Brutto ricordarli, ma purtroppo è un numero elevatissimo, una catastrofe. Purtroppo è un tema che a Castel San Giorgio delle volte viene sottovalutato, ma è un tema fondamentale. Proprio per questo noi, giovane movimento civico che si è creato da poco, abbiamo cercato di portare come tema principale questo, proprio in maniera tale da poter toccare un tema fondamentale e svegliare un poco le coscienze. Ecco, c'è sensibilità da parte soprattutto dei giovani rispetto alle tematiche ambientali perché rappresentano il nostro futuro. Assolutamente sì, io devo dire che i giovani si sono confrontati con noi dal punto di vista proprio territoriale, dalle associazioni, ai gruppi di volontariati, a Misericordia, Protezione Civile, ho contattato tutti sia per un invito sia per diciamo cercare di organizzare al meglio il convegno. Sono tra parentesi grato al sindaco Lanzara che naturalmente ci ha dato la disponibilità di avere il patrocinio morale insieme al segretario comunale e a tutta la giunta per questo evento, naturalmente li ringrazio, sarà presente il presidente della provincia che abbiamo contattato, sarà Michele Strianese, che saluto e ringrazio, sarà presente il presidente dell'Ordine dei Geologi regionale, Grasso, ci saranno altri relatori che, come la Fasanino, che è l'assessore all'ambiente di Nocera, che ci ha dato disponibilità per questo evento. Abbiamo voluto ampliare non solo a Castel San Giorgio, ma anche ai paesi limitrofi l'ambito dei relatori, perché il tema del rischio idrogeologico appartiene anche ai territori vicini a Castel San Giorgio. E sono concorde con lei, relatori autorevoli, importanti, però lei sa meglio di me che in molti casi sono iniziative fine a se stesse. Non sarebbe auspicabile creare un tavolo permanente su tematiche così importanti, l'ambiente, il rischio idrogeologico, Solofrano, le frane, con tecnici ed esperti? Assolutamente sì. Dal 1 gennaio creeremo un tavolo dall'anno nuovo con richieste e relazioni verso il consorzio di bonifica e lagori che purtroppo molte volte sono manchevoli in alcune situazioni legate comunque a delle, come posso dire, alla manutenzione dei tratti fluviali che si trovano all'interno del nostro territorio. Devo dire la verità, negli ultimi anni il consorzio ha modificato quello che era il suo modo di quasi pastore dormiente sul nostro territorio, ha fatto molti interventi soprattutto a Torello e Corte Domini, dove c'è una paura. Ci sono gli IACP di Corte Domini che alle prime piogge, anche di notte, soffrono, hanno paura che questo poi il canalone di Torello scenda giù e porti, come è successo per tanti anni, i detriti che poi si vanno a, come posso dire, formare a causa degli incendi che in estate purtroppo colpiscono le nostre montagne. Infatti parleremo anche della correlazione tra gli incendi boschivi e quello che è il rischio idrogeologico. Bisogna soprattutto ricordare ai giovani che sia gli incendi boschivi che il rischio idrogeologico vanno poi a causare delle problematiche immense al nostro territorio, quindi è giusto che noi da persone responsabili ne parliamo con gli organi di competenza facendo capire che noi siamo pronti anche a dare una mano, a prenderci delle responsabilità e ad essere al fianco della parte politica che molte volte viene criticata. È giusto criticare la parte politica, ma è anche giusto collaborare con la parte politica come stiamo facendo noi, come fanno tanti altri. Ripeto, la campagna elettorale è un punto fermo, verrà, ma Castel San Giorgio comunque è un paese che ha bisogno di aiuto a prescindere dalla politica. Stiamo vivendo un periodo molto particolare su tutti i punti di vista, quindi è giusto che noi giovani facciamo la nostra parte. Ecco, è inutile negarlo, lei prima citava degli enti,
sì. Gori, consorzi, sì, e quant'altro. I cittadini lamentano il disimpegno di queste istituzioni, lamentano una serie di problemi atavici che non vengono risolti. La Gori è qualcosa di incredibile, guardate. Io non riesco a capire, però è proprio, non voglio cavalcare l'onda perché è facile dire ci sono dei disservizi, non è questo. È il modo in cui si pongono verso il cittadino, il modo in cui si pongono verso il cittadino con dei costi. Pare arrogante. Sì, con dei costi esagerati. Io sono vicino alla popolazione, oltre di Castel San Giorgio, che di Rocca Piemonte, che sta continuando questa battaglia per una sorta di liberalizzazione dell'acqua che sembra quasi qualcosa di cinematografico, perché l'acqua poi deve essere. Assurdo che un bene prezioso come l'acqua non sia gestito da un ente pubblico. Assolutamente. Io poi, avendo avuto e ancora un ruolo dal punto di vista dello staff del sindaco, non vi dico quante volte ci sono state riunioni dove il sindaco ha dovuto anche alzare la voce per far sì che dei semplici diritti dei cittadini vengano rispettati. Ci sono delle problematiche che da tempo, per 20 anni, non sono mai state prese in considerazione. Negli ultimi anni sono stati fatti dei tratti fognari, sono state risolte delle problematiche proprio per quanto riguarda il rischio idrogeologico, ma non bisogna fermarsi, non bisogna fermarsi, bisogna contrastare la Gori, sono molto meno i disservizi, ma ciò non c'entra, perché ripeto, è proprio il modo in cui la Gori si pone quasi con fare arrogante verso il cittadino, che poi delle volte si trova anche a dover telefonare un numero verde che funziona, non funziona, queste bollette che arrivano ogni tanto, il conguaglio, non il conguaglio, proprio l'anno scorso, poi ci sono dei politici che cavalcano l'onda facendo delle petizioni, non serve, fine a se stesso. Serve scendere in piazza e far valere i propri diritti. Ecco, far valere i propri diritti, qualcuno proponeva anche una class action. Sì, assolutamente. Io più volte ho parlato con Francesco Metropoli, che è un giovane che si sta avvicinando anche lui alle situazioni sociali e politiche di Castel San Giorgio, ed è giusto che lo faccia e fa delle cose interessanti a prescindere da quello poi che si dice. Quando vengono comunque toccati dei temi così importanti è giusto che ne venga dato risalto. Francesco, come me, penso che abbia come principale obiettivo quello di far risaltare delle problematiche che delle volte a causa di problemi forse un po' più importanti o a causa dei tanti problemi vengono meno. È giusto delle volte amplificare la cosa, quindi io gli faccio i complimenti a prescindere da quello che sarà il suo percorso e il mio percorso, perché è giusto complimentarsi con chi cerca di risolvere. Un'ultima domanda, ritornando all'argomento principale, il confronto a più voce domani sabato 13 novembre alle ore 11 al Comune di Castel San Giorgio, perché partecipare? Partecipare perché? Perché è giusto sapere che il rischio idrogeologico, che oggi sembra una frase fatta a caso, può portare delle problematiche veramente serie al nostro territorio. Io non voglio dire questa frase, ma quando ci accorgeremo che il rischio idrogeologico potrebbe ritornare come il 5 maggio del 98, portando bisogna prevenire le esistenze. Assolutamente, portando nuovi morti. È facile poi intervenire dopo, dire fare la bonifica, allargare le vasche, le cose si fanno prima. Le cose si fanno prima. I soldi che vengono spesi per le somme urgenze o per altro possono essere spesi per altre cose, tranquillamente. Non ce lo controllo nessuno, ho detto somme urgenze, per carità, assolutamente. Però ripeto, i soldi vanno spesi bene e gli enti, tra cui quello comunale, come gli altri enti che abbiamo citato prima, devono accordarsi su quelle che sono le cose da fare, e noi poi invieremo una relazione del convegno in maniera tale che sia il consorzio che la Gori possano avere delle positività da questo. Non è che Domenico Rescigno vuole apparire, fa i manifesti e altro, assolutamente. Ecco, investire nell'ambiente per avere un futuro. Certo. Assolutamente, io sono per il rimboschimento, sono stato a fine ottobre ad un evento che si è tenuto a Nocera contro la Solofrana, è qualcosa di incredibile avere un fiume, ci sono tantissimi agricoltori diretti che a causa del rischio idrogeologico e dell'inquinamento mettono sulle nostre tavole dei prodotti agroalimentari, che è qualcosa di incredibile, quindi poi da qui nasce la guerra contro i tumori, infatti il 15 si terrà proprio a Piazza Nassiria con la un evento per andare a sensibilizzare il rischio dei tumori con un evento a favore delle donne che devono comunque sottoporsi a delle visite accurate per contrastare il rischio dei tumori al seno ed altro. Ringraziamo il dottor Domenico Rescigno e rinnoviamo nuovamente l'appuntamento fissato per sabato 13 novembre alle ore 11 al Comune di Castel San Giorgio. Mi Grazie. Aspetto. Grazie.